Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Allora, io ragazzi, perché non so se parlare in italiano, in veneto, perché in veneto mi esprimo meglio per non parlare in maniera educata, in maniera non so neanche in che maniera, perché ragazzi, in dialetto forse veneto, esprimi più la tua volontà di esprimere quello che stai provando a commentare la Juve. Fiorentina Juventus. Cosa vogliamo dire di Fiorentina Juventus? O Juventus Fiorentina, adesso non ricordo, sì, ma pare sì che abbiamo giocato fuori casa. Ragazzi, io non riesco a comprendere. In Champions facciamo una partita diversa, facciamo delle partite diverse. In campionato ritorniamo alle origini e torniamo a fare delle partite di merda. Sì, ragazzi, ma come? Cosa e come pretendiamo? O cosa? Va bene, lasciamo perdere. Come pretendiamo che questa Juve fosse ci allievi ci allieva. Ci solleva, ragazzi, adesso ho detto termini, non mi viene fuori, non mi vengono fuori più di tanto, perché io ho aspettato 2 giorni, 1 giorno e mezzo per fare sto video qua, però non volevo neanche quasi farlo, perché ragazzi, non mi viene più la voglia di commentare questa Juve, non mi viene più la voglia neanche di vederla. Mi fa schifo ad esprimere il mio parere ogni partita che giochiamo, anzi che giocano, perché noi non giochiamo, noi guardiamo e soffriamo, anzi bestemmiamo, perché prima solo neanche a bestemmare, perché non serve neanche, però ragazzi, diciamo tutto il disprezzo, diciamo tutto il disprezzo per vedere l'ansia di vedere un gol occasionale, di vedere un gol occasionale ad ogni partita della Juve, perché ad ogni partita della Juve bisogna pensare, bisogna sperare che ogni risultato della Juve finisse, no, che, no, che ogni partita della Juve che finirà sempre con un gol di speranza, di sollievo, di merda. Ragazzi, noi, no, loro, che parliamo con loro. A partire da Allegri. No. Non puoi sempre affidarti sempre ai singoli giocatori che vanno a crearsi un gol occasionali o azioni occasionali, perché sono azioni che dopo si prendono, dopo diventano gol.
sono delle azioni occasionali che la Juve si non neanche si crea, perché non neanche si crea. Non si creano le azioni, non si creano le azioni con sta Juve. Capita, capita, tanto per, ma non hanno un'idea di gioco. Non hanno un'idea di gioco, di come fare la partita quando vanno in campo. Ragazzi, siamo veramente disgustati, siamo veramente schifati. Nessuno, sì, non per togliere i 3 punti, 1-0, tolto agli ultimi minuti. Però ragazzi, siamo veramente delusi. Siamo veramente delusi perché non riusciamo mai a fare una partita secca, una partita bella. Un pochettino in Champions. Ragazzi, ricordiamo, abbiamo giocato con lo Zenit, però tanti, tanti, tanti di voi, tanti di voi, tanti YouTuber pensano che questa Juve non andrà tanto avanti. Io parlo in Champions. Ragazzi, fino adesso, la Juventus ha vinto per inerzia, per culo, tanto per dire in maniera genuina. Ragazzi, le partite della Juve, ormai, le vittorie si vincono per il rotto della cuffia, per azioni occasionali, ma non per azioni concrete, belle, esplosive, che ti danno la voglia di vedere una Juve ordinata, di vedere una Juve che combatte, una Juve che ti dà soddisfazione. No, no, no. Per il mio modo di vedere, anzi, con tutta la voglia di vedere, con tutti i tifosi, juventini, youtuber, quello che volete, però ogni volta vedere 1-0, un 1-0, un 1-0, uno, striminzito così, tanto perché è avvenuta un'azione occasionale, non ci sta bene, non abbiamo più voglia neanche di dire sempre le stesse cose, di dire sempre le stesse cose, perché non va bene l'approccio, non va bene l'approccio, siamo lenti nelle partenze, non riusciamo a costruire azioni, perdiamo palla, non abbiamo palleggiatori, non abbiamo controllo di palla. Ragazzi, le altre squadre hanno controllo di palla, hanno pressing, hanno un'impostazione diversa. Perché? Perché hanno giocatori diversi? Non è perché le altre squadre, chissà quanti campioni, non so quanti, cioè, non hanno campioni però hanno. Avranno anche campioni in mezzo, però ragazzi hanno più grinta, hanno le altre squadre, parlo, però fanno più giocare i giovani, fanno più giocare i giovani le altre squadre, hanno più divertimento, hanno più voglia, hanno più sprint. Noi ormai abbiamo una squadra vecchia, ormai abbiamo una squadra vecchia che bisogna riformarla tutta. Inutile, inutile che prendiamo Caio Jorge, questi giocatori qua, cosa ci servono? A tenerli in panchina, per cosa? Per far giocare Morata, un altro.
Un altro che è in più in fuorigioco che altro, è in più nelle classiche azioni da gol, no? Noi aspettiamo che faccia chissà cosa, perché Morata non è sto granché. Le prime partite, ma ancora alla prima stagione andava. Adesso non fa più niente. È un giocatore nullo, diciamo. Però è più in fuorigioco che altro in campo, è più in fuorigioco che altro. Ragazzi, noi ci affidiamo a Dybala, ci affidiamo a Cuadrado, che entra, ci fa quello che può, perché non è proprio scarsissimo, dribbla un giocatore, segna a caso così. Non abbiamo colpitori di testa. Abbiamo ancora Bonucci. Ragazzi, l'unico che forse ci salva in difesa è De Ligt. Però abbiamo ancora Bonucci, ragazzi. Abbiamo ancora una difesa per quanto renda ancora, ma non rende più di tanto adesso. No. Non ci soddisfa, non ci dà la voglia di dire una bella Juve, una bella prestazione, una bella partita. Ragazzi, non hanno coordinazione, non sono corali in campo, non sono corali, sono lenti, passano indietro la palla perché non si smarcano. I giocatori non si smarcano. Non si smarcano sulle linee, non vanno dentro, non si propongono più di tanto. Tirano qualche palla, tirano, c'è cioè qualche tiro in porta, però non c'è il tiro, non c'è neanche la potenza, perché non c'è. Ragazzi, non c'entrano la porta, non giocano a rugby piuttosto, giocano a rugby perché non riescono a centrare la porta, o tirano in mezzo, o fanno tiri telefonati. La Juve fa più tiri telefonati, oppure come diciamo noi, tirano alla. Non lo so, tirano alla. Adesso non mi viene in mente. Però tirano a caso così, ma tipo scarponari, cioè non, oh, posso essere più critico? Ragazzi, è la verità. Questa Juve non ci soddisfa. Non ci soddisfa. E niente, ragazzi, niente. Teniamoci questo 1-0, però. Se tutte le partite sono così, ma ovviamente tutte le partite saranno così quando in panchina di chi allena si chiama Allegri, che tanta gente, tanti juventini lo detestano. Perché io a questo punto non vedo più le conferenze stampa. Però, ragazzi, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non ci piace questa Juve statica, non ci piace questa Juve. Chi gli va bene l'1-0, gli va bene i 3 punti anche giocando di merda. Cioè, non c'è un'impostazione giusta, non c'è un'impostazione, non c'è mai una partita che dici finalmente la Juve è ritornata, ma è ritornata
Per una partita che ha giocato, dopo è sempre la solita Juve in Champions, la vediamo in un modo diverso, perché forse ci crede più, ma in campionato è sempre la solita zolfa, è sempre la solita zolfa. E noi siamo stanchi di vedere una Juve statica, una Juve che non ha idee, con questo allenatore. Non pensiamo che andiamo più avanti di così. E non penso di vincere lo scudetto, perché lo scudetto se lo merita il Milan, se lo merita il Napoli e se lo merita anche l'Inter. I prescritti, vabbè. Ragazzi, godiamoci le squadre che giocano meglio di noi. Godiamoci le squadre che giocano meglio di noi. Che è meglio così. Piuttosto di vedere una Juve che non ci dà la forza neanche di vederla in TV. Non ci soddisfa perché mi pare sempre che giocano tanto con partite che sembrano allenamenti, non che sono partite ufficiali di campionato. In Champions la vediamo più. La vediamo un facsimile normale, uguale che giocano in campionato, però la vediamo più statica in campionato. Vabbè, ragazzi, questo è il mio pensiero, non so chi vedrà questo video, però insomma, sono veramente scoglionato. Va bene, ragazzi, dai, ciao a tutti, scusate l'allungamento del video e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi!